Raccolta firme della Lega Nord contro l'assegnazione delle case popolari alle famiglie rom. Con questa decisione entra nel vivo la contestazione da parte del gruppo del Carroccio alla gestione del processo di integrazione della comunità rom a Faenza portata avanti dalla Fondazione Romani negli ultimi 8 mesi. 3 gli appartamenti di edilizia popolare assegnati a famiglie rom e contestati dalla Lega, che insieme al resto dell'opposizione più volte ha chiesto inutilmente di scoprire l'esatta provenienza del denaro utilizzato per pagare gli affitti. Siamo già più di 500, speriamo di arrivare a qualche migliaio, e contestiamo l'operato di tutta la situazione, l'operato dell'associazione Romani e delle varie associazioni locali. Fra un mese, entro la fine del mese, anzi, l'associazione Romani dovrebbe fare un incontro pubblico nel quale illustrare i propri risultati, risultati che però voi avete giudicato già inconcludenti. Sì, noi avevamo dato il beneficio del dubbio a questa nuova associazione, ritenendola meritevole di un po' di tempo per vedere come si sarebbe comportata. Abbiamo valutato quello che sono stati i risultati e i risultati noi li riteniamo pessimi. Non pensiamo che si possano dare case, alloggi a rom, a famiglie rom, al di là di tutto senza prima avere verificato una certa disponibilità alla loro integrazione. Ecco, quali sono soprattutto le negatività che riscontrate in questo anno di gestione di Fondazione Romani? L'associazione Romani si è insediata nel mese di aprile dell'anno scorso e in tutto questo anno, subito dagli inizi, i primi mesi, io ho avuto dei colloqui con Nazareno Guarnieri e i discorsi che faceva mi sembravano molto, molto propositivi e una sorta di cambiamento ai quali io avevo creduto e mi piacevano. Poi dopo, per quale ragione si sia abbassato alla solita assistenzialismo che si faceva tempo fa e si è sempre fatta a Faenza nei confronti dei rom. Quindi secondo voi non è cambiato niente? No, è cambiato ben poco. Abbiamo visto, l'unica cosa che è cambiata veramente è la mole di lavoro, il personale del comunale, associazioni. Abbiamo visto tantissimo lavoro solo per 38 persone. Vi è un impegno immane e non capiamo il perché. Oddio, il perché lo posso anche capire. Infatti il comune è uscito pochi giorni fa dicendo che farà richiesta di quei 110.000 euro per fondi europei sull'integrazione rom. Siete disposti anche a fare una manifestazione vera e propria alla prossima assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom? Dunque, Liberani ha parlato di picchetto, non di istituzione, proprio mettersi davanti a questa assegnazione è proprio una forma di protesta. Cioè, le famiglie rom residenti a Faenza al momento sono 38, poi vi sono in atto procedure per legalizzarne, per mettere a posto i documenti ad altri. Quindi non so quanto sia questa escalation di residenze. Al momento sono 8 nuclei familiari e sono state assegnate 3 case, 3 alloggi di emergenza. Non vorrei che se ne passasse 8 e ancora di più. Se non facciamo una sorta di protesta, questa cosa andrà sempre avanti. Ecco, nel frattempo la raccolta firme come funziona? La raccolta firme è molto semplice, siamo nel gazebo il sabato mattina in piazza, andiamo chi vuole venire il giovedì sera a firmare quando la sede Lega Nord è aperta, altrimenti i moduli sono anche in alcuni esercizi commerciali. Federico Lega per Faenza Web TV.